Ciao. Allora, questo è il video dei prodotti finiti. Finalmente lo registro. Se oggi il tempo me lo permette, perché da venerdì tutti i weekend il tempo ha fatto schifo, ha piovuto tutto. Quindi iniziamo col sacchettino. Non ne sono tanti, ne sono pochi, vabbè. Quelle che ho fatto, che ho finito. Iniziamo da queste salviette. Queste sono della FIA, sono 70 salviette delicate detergenti per i bambini. Queste qui le ho usate. Qua si vede bene. Io queste qui le ho usate per struccarmi. Per deterrermi quando andavo in palestra e per pulire le mani. Posso dire che sono discrete, non mi hanno dato nessun problema. Non si sono seccate visto che hanno questa chiusura schifosa. E ora se, non so se le ritrovo. Le ricompro, erano due pacchetti, uno ce l'ho ancora da finire. Erano due pacchetti, io l'avevo trovato a sconto. Se mi ricapita di trovarle, le ripiglio. Queste, non so, ora. Queste qui. Ora, l'inci non lo so com'è, ma a me l'inci me ne frega giusto. Via. I Malvis, questo qui alla che cos'è? Alla come si chiama? All'iris, mi pare che sia all'iris. All'inizio l'odore, ho detto no, mi faceva schifo, però ho notato. Più lo usavo e più i giorni passavano, questo odore spariva, era meno presente. Quindi è se lo devo ricomprare, lo ricompro in questo formato, non quello grande, che ho visto che c'è anche quello grande perché non lo sopporterei. Quindi. Via. Poi vediamo che ho finito. Il deodorante. Questa è Infasil. Neutro, tripla protezione. A me non mi ha fatto. Mi ha tenuto, non ho avuto nessun problemi. E se quando questa lo compra la mia mamma, di solito lo compra lei. Se lo ricompra lo userò. Poi queste, le salviette della Trudy, queste le dovevo mettere come si chiama? Nel video precedente, però poi me ne sono scordata. Queste hanno un odore buono, si trovano in farmacia a 2 € o qualcosa. Sono 72 salviette, salviette di detergente dovrebbero essere per i bambini. Io li uso per struccare. Oh, luce. Quindi vabbè, quando le ritrovo le compro. Il bifasico di Brochet. A me mi garba, non brucia gli occhi, si leva tutto. Tutto quello che c'hai sugli occhi, il mascara, l'eyeliner, ti leva tutto. Ce n'ho già un altro e promosso, mi garba. Lo ricomprerò quando mi finisce l'altro. Il mio deodorante di Avon, che
Fleur, anche questo mi garba, mi tiene, non mi dà nessun problema. Ha un odore di frutta, è fruttato mi pare, e sarà un anno e passa che compro questi, quindi lo ricompro. C'ho di già un altro da finire, ma devo rifarmi la scorta. Il bagnoschiuma di Shaka alla vaniglia, questo video sarà nero. Questo, la vaniglia non si sente, si sente poco la vaniglia. Sì, mi è garbato, ma nulla di che, non è che è il mio bagnoschiuma della vita. Quindi l'ho anche aperto. Bene. Dove andavo? Eccolo. E nulla. Se mi ricapita di andare da OBS e di ritrovarlo, lo compro. C'ho da finire, c'ho da aprire quello al mirtillo. Non mi riesce più a chiudere. Allora. Vabbè. Pace. Poi. Ciao. Ah, eccolo qua. Poi ho. Questo cos'è? Il balsamo della Fructis, che è quello idra ricci, capelli ricci tendente a crespo. Questo mi aiuta a pettinarli. Perché i miei ricci sono troppo duri. Un buon balsamo. Quando non ho altri balsami da provare, compro questo perché vado al sicuro che questo me li istrica. So che questo balsamo me li istrica per bene i capelli. Quindi è promosso. Poi i soliti assorbenti, questi qui dei penny, sono 16. Cose come si chiamano 16 confezioni con ali, mi trovo da Dio, compro sempre questi, se no ogni ora compro anche quelli della PAM che mi garbano, quindi vabbè, questi sono erano gli ultimi. Il coso era finito. Sì, il coso. La busta è vuota, non c'è più nulla. E nulla, ci si vede al prossimo video. E vi mando un grandissimo bacio. Ciao!